Quando gli agenti se la sono trovata davanti, hanno pensato fosse una bambina di 10 anni e non di 17, tanto era denutrita e magra. E se non fosse scappata domenica e non li avesse chiamati, lei e i suoi 12 fratelli e sorelle dai 2 ai 29 anni sarebbero ancora prigionieri dei genitori in questa villetta di Parrish, non lontano da Los Angeles. Kimberly è una vicina di casa. Non sapevamo nulla di loro, dice. Restavano sempre chiusi in casa. L'ultima volta li ho visti a Natale. Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato una scena agghiacciante. I figli della coppia criminale erano malnutriti, senza acqua e cibo, legati ai loro letti con catene e lucchetti, al buio in una stanza maleodorante. I prigionieri sono stati liberati e accuditi, mentre i genitori, il 57enne David Allen Turpin e la 49enne Louise Anna, sono stati arrestati con l'accusa di tortura e maltrattamento di minori. La cauzione è stata fissata in 9 milioni di dollari.